23 luglio, chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Dice Gesù, chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. È giusto che ci chiediamo come noi rimaniamo in Cristo, come Cristo rimane in noi. Ma prima ancora, come si entra in Cristo Gesù? Si entra in Cristo Gesù convertendoci alla sua parola. La sua parola è quella degli apostoli. Si ascolta la parola degli apostoli, ci si converte ad essa. Ci si lascia battezzare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Si diviene corpo di Cristo, sua Chiesa, fondata su Pietro. Cristo Gesù ha fondato solo questa Chiesa. Tutte le altre sono state fondate o costruite o pensate dagli uomini. Ad esse mancano però tante cose. Chi è senza Spirito Santo, chi senza sacramenti, chi senza successione apostolica, chi senza Eucaristia, chi senza verità, chi senza vera morale, chi senza crescita nella verità, chi insegue i suoi pensieri e li annunzia come veri pensieri di Dio, chi è addirittura senza Cristo Signore secondo purezza di verità. Se non si rimane nella comunione gerarchica con la Chiesa apostolica, non si rimane nel vero Cristo, non possiamo produrre frutti, non siamo nella vera Chiesa di Cristo. Perché se con la bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura, chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che Lui invocano. Infatti chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene, ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia, Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato? Dunque la fede viene dall'ascolto, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Romani 10:9-17. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli, che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro, convertitevi, e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava, salvatevi da questa generazione perversa. Allora, coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Atti degli Apostoli 2:37-47. Ma si può stare nella Chiesa in modo assente con il corpo? Questo accade quando Cristo non dimora in noi. Cristo dimora in noi se siamo ascoltatori del suo Santo Spirito. Come lui era sempre in ascolto del Padre, nello Spirito, ed era nel Padre, così il discepolo deve essere ascoltatore dello Spirito di Dio, perché Cristo dimora in lui. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato.
rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Giovanni 15:1-8. Può ascoltare lo Spirito chi abita nella parola degli Apostoli. Fuori non c'è ascolto. Madre di Dio, angeli santi, fateci veri ascoltatori della parola degli Apostoli di Gesù.